Allora, benvenuti a questa cena al buio che organizziamo a Colleretto Giacosa nell'ambito delle attività del bando 7 della Regione Piemonte, che è un bando che ci ha consentito di partecipare, che ha due finalità principali. Una, quella di proseguire il percorso che abbiamo iniziato già anni fa di realizzare pannelli tattili multimediali per l'accessibilità ai luoghi di interesse dei vari comuni, e su questo domenica prossima, se tutto andrà bene, potremo consegnare il primo pannello tattile di Colleretto Giacosa, che rappresenta, mi sembra, il parco pubblico del comune. Seconda finalità, che sembra lontana, ma in realtà siamo riusciti a conciliarla, è quella di promuovere la dimensione dell'agricoltura sociale, dell'enogastronomia, con una sensibilità nei confronti delle fasce deboli. E quindi questa sera, tra le portate, cioè tra i cibi che consumerete stasera, ci saranno il vino, che è prodotto da un'azienda di Perletto in provincia di Alessandria, Rocca Santa, che è guidata da un produttore non vedente, un imprenditore agricolo non vedente, e secondo le nocciole, che saranno utilizzate nel dolce, sono invece prodotte da un altro imprenditore agricolo non vedente che si chiama Damiano Casalini di Alvugnano in provincia di Asti. Allora, adesso vi do soltanto due informazioni molto pratiche. Intanto, insieme a me a servire ci sarà Ornella Valle, che è la nostra delegata di Chivasso, e invece qui alla mia sinistra Aurora D'Amato, che è la nostra delegata di Cirié. Quindi hanno voluto affiancarci, diciamo, per dare una mano a servire la cena al buio. Poi saluto anche il vostro primo cittadino, Ernesto Marco, che sicuramente ci è stato vicino in questa organizzazione. E poi non dimentichiamo Fabio Bizzotto, che è il vostro concittadino più illustre, che lavora presso il centro di riabilitazione visiva di Ivrea. Poi c'è Charlotte Napoli, che è la coordinatrice del centro di riabilitazione visiva, Alessandra Sorrisio, che è una nostra responsabile della sede centrale, ma è di Cirié, e poi tanti altri amici. Ecco. Debora. Debora Bocchiardo, scusate, mi scusa, che è la direttrice del nostro periodico Occhi Aperti, che penso che ne abbiamo qui qualche Ce copia. l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ecco, le distribuiremo alla fine della serata. Allora,